Certo che è bello, soprattutto questo rumore dell'acqua, no? Di solito nei presepi l'acqua è un rigagnolo, è la stagnola addirittura. Qui è un fiume vero e proprio. Complimenti, complimenti veramente. Grazie. Diciamo la verità, è affascinante. Ma sicuramente lo si fa per dare questa sensazione di fascino e per far sì che il presepe con l'acqua appunto risalti la sua bellezza in quello che può essere tutto il contesto della situazione che Poi sviluppato attorno a queste piante naturali, questi pini, come dire, sembra proprio vivo. Ma diciamo che i pini sono l'albero portante di tutta la struttura, perché tutto quello che è l'insieme sotto è tutto tenuto insieme appunto da questi tre alberi che tramite un sistema di legaci così permettono appunto tutta questa struttura di stare assieme. È una struttura secco, senza chiodi negli alberi assolutamente, e niente, si regge tutto così per, diciamo, per spinta, ecco, come si diceva una volta, e niente, l'acqua fa da contorno, le luci. Quest'anno mi sono un po' allargato fuori. È molto più grande in effetti ed è anche, come dire, più ricco. Sì, sì, sono aumentati i personaggi, difatti dando dei numeri sono 40 personaggi più 18 pecore, 3 cammelli, il bue, l'asinello, e la famiglia è aumentata, sì. Resta un po' limitata il fatto di aumentarsi perché le figure non sono varie, diciamo, cioè non è che la casa produttrice ne fa molte di più. Ma soprattutto, questo vuol dire tanto lavoro, penso che quest'anno la pioggia abbia un po' ostacolato. Sicuramente la pioggia ha ostacolato nel tempo, ma mi ha bagnato un po' e ha evitato sì che io sudassi troppo nel fare tutto questo. Comunque, vabbè, a parte gli scherzi, sicuramente ha rallentato e impedito un po'. Comunque sono arrivato ancora in tempo. Diciamo che ho concluso il sabato prima del Natale. Per Natale comunque è sempre tutto pronto. Nonostante il tempo ci si metta un po' del suo, ci sono riuscito ancora. Natale arriva sempre il 25 dicembre, imperativo, bisogna avere presente. Ma abbiamo scherzato un attimo, ma per sottolineare come l'impegno a volte può essere pressato dall'esterno. Ma una curiosità, quanti anni è che fa questo lavoro? Ha mai nevicato sopra questo presepe? Sì, sì, ho delle fotografie con la neve sopra e anche un mio nipote con la neve sulle spalle. Però riguardava ancora non un presepe così, ma all'interno, proprio sotto gli alberi. Era ancora la fase nascente di tutto questo ambaradan che poi si è trascinato nel tempo, che comunque non penso di far finire così, ma di procedere ancora. Beh, bisogna sempre. Si dice che la tradizione vorrebbe una statua nuova, fosse solo una pecora ogni anno. Ma prima cosa abbiamo detto? Che ce ne sono di nuove? Ma 6 pecore in più. E più 6 statuine che sono venute, 3 da un commerciante di statue che ha smesso l'attività a Bergamo, io tramite internet le ho recuperate a metà prezzo, devo dire la verità, e 3 che sono arrivate da Matera durante una gita che ho fatto, le ho portate, che sono uno con la lampada, un zampognaro, questo con i panni, io dico che il pane integrale perché è marrone, mentre là c'è quello col pane di chiaro, sono fratelli gemelli, però si differenziano dai vestiti, e niente, tutto lì. Ah, poi una pecorella, quella lì sul ponte, e via, vedremo l'anno prossimo cosa riuscirò a recuperare. Beh, magari qualche altro personaggio da mettere nella caravana dei Re Magi. Ah, eccoli che stanno arrivando. I Re Magi sono là in fondo. Adesso, passato l'ultimo dell'anno, si avvicineranno alla grotta per portare i loro doni al bambino. E speriamo bene, speriamo che portino doni anche un po' per noi, anche per il genere umano. Per tutti. Un po' di doni. Perché questo mondo ne ha bisogno, un po' di quei doni lì. Comunque staremo a vedere cosa succederà. No? Sino a quando questa gioia degli occhi rimarrà qui?
fino all'Epifania operativo sicuro, nel senso che funzionerà l'acqua e le luci. Dopo, nella settimana dopo dell'Epifania, penso che il ciclo si concluda, perché è naturale, altri santi bussano alla porta. La gente si ferma a vedere, bussa, suona, sì, il campanello. Sì. Sì, più che altro sono da curiosità il rumore dell'acqua, anzi curiosità anche a sorpresa, perché magari si chiedono se c'è qualche acquedotto, magari qualche tubazione che perde, invece, anche perché è poco visibile dalla strada, bisogna proprio affacciarsi al cancelletto. Comunque, quando alla sera, specialmente quando c'è il silenzio, un po' più di silenzio, si sente molto il rumore dell'acqua. Magari qualcuno chiama anche i tecnici della cosa, ASME qua, mi pare. No, qui è l'ASI, no, sì, forse l'ASI di Merone, mi sembra, che poi è un consorziato tutto con Como, ma non entriamo in questo campo, perché Ponte Lambro ha avuto delle vicissitudini che è meglio lasciar perdere, ma comunque niente, dai. No, l'acqua è sempre quella, tutto risparmio energetico, ci mancherebbe, con quello che, con il bene che è l'acqua, bisogna preservarla. L'acqua è vita, e non a caso un particolare che sinceramente mi piace molto è l'acqua che sgorga da sotto la grotta. L'acqua che sgorga da sotto la grotta è stata l'idea che forse avevo già annunciato lo scorso anno, me l'ha data il santuario della Madonna della Cornabusa, dove praticamente si vedeva appunto la statua della Madonna con l'acqua che correva sotto, e da lì mi è nata l'idea di ricopiare questo. Difatti si vede che l'acqua è da sotto e la Natività è all'asciutto. Il povero pastore mentre avrà i piedi freddi, però vabbè. È giovane, dopo, dai. Dopo, prima di metterlo via, gli asciugherò bene, lo conserveremo per l'anno prossimo. Comunque sono di buon materiale, perché vedo che nonostante che rimangano il freddo, anche gli sbalzi di temperatura, l'umido, eccetera, le statue sono perfette. Beh, le statue sono per esterno, sono in vetro, non so se è vetro resino, no. Dovrebbe essere. Comunque sono appositamente per l'esterno, tutta l'altra roba è tutta pietra, quindi pietra che ho avuto da persone, diciamo, che mi hanno aiutato per sì che questo si potesse realizzare. Bene, che dire, complimenti ancora, e siamo ansiosi per vedere cosa ci riserverà quest'anno nel 2020. Nel 2020 sto pensando a un presepe verticale, non so, adesso mi ha dato l'idea un po' l'albero, il palazzo lì di Milano, e appunto sto pensando di poterlo creare verticale, non so, vedrò se ne sarò capace, se si realizzerà, ci punto comunque di farlo questo. Bene, siamo ansiosi di vedere questo presepe quest'anno nel 2020, ma dove? Qui a Ponte Lambro, in via? In via Luigi Cadorna numero 7. Basta suonare? Basta suonare, campanello sopra, perché sono due campanelli. Va bene, dai, va bene. Grazie e, che dire, buon anno. Grazie altrettanto a tutti i telespettatori e grazie a tutti. E auguri a tutti.